Nell'Alghero TG Express di oggi, Salis confermato segretario del PD che tende la mano al sindaco. Nuova seduta del Consiglio Comunale, manifestazione pro Catalogna ad Alghero. Basket a 2, prima vittoria stagionale per la Merce d'Alghero. Rugby, l'amatore Alghero cala il Tris. Sigla. Da oltre 20 anni ci prendiamo cura delle barche. Lo facciamo bene. E puoi portarla tranquillamente da noi. Per barche fino a 6 metri, rimessaggio all'aperto a 400 euro l'anno. Al coperto, 750 euro l'anno. Boat Caravan Clinic, zona industriale San Marco, Alghero, via dell'Economia. Buongiorno e bentrovati con l'Alghero TG Express, l'appuntamento quotidiano con l'informazione di Alghero Channel. Mario Salis confermato segretario cittadino del PD, ma il risultato principale del convegno cittadino del Partito Democratico andato in scena sabato è che, come si legge nella nota ufficiale, il nuovo quadro, il PD e tutte le forze partitiche e civiche che si riferiscono all'area di centrosinistra si dovranno impegnare a creare le condizioni per la sottoscrizione di un nuovo patto politico e programmatico con obiettivi precisi e condivisi e interpreti affidabili e rappresentativi che aprono una nuova fase di governo e ricostruzione del centrosinistra. Il PD quindi si impegna a sostenere con forza il rilancio della situazione politico-amministrativa con spirito aperto e senza pregiudiziali nell'interesse della città, ricercando le opportune convergenze programmatiche per la conclusione del mandato amministrativo. Ed il primo banco di prova di questa rinnovata stagione politica ad Alghero è previsto già per oggi. Infatti alle 18 il Palazzo Comunale ospiterà una riunione del Consiglio Comunale e si potranno già vedere i movimenti tra i banchi della maggioranza e quelli dell'opposizione. Buona partecipazione dei cittadini per la manifestazione di solidarietà verso il popolo catalano organizzata sabato in piazza del municipio dal Comitat de Solidaritat amb Catalunya l'Alguer e che ha visto anche la partecipazione dei rappresentanti di Sardos. Alle 14 sentiremo le impressioni di Stefano Campus, presidente dell'Omnium Culturale dell'Alguer. Prima vittoria stagionale per la Merce d'Alghero, che supera 69-46 la Ceprini Costruzione Orvieto nel match valido per la quarta giornata del Girone Sud del campionato nazionale di Serie 2 di pallacanestro femminile. Sentiamo il commento di coach Claudio Cau. Che dire della prima vittoria in campionato? Ovviamente sono contentissimo di aver vinto contro Orvieto, soprattutto perché le ragazze hanno giocato una grandissima partita, soprattutto un grandissimo primo tempo. Avevamo preparato bene la partita e le ragazze hanno eseguito alla perfezione quello che era stato preparato durante la settimana. Nonostante l'assenza ancora di Rachele Ceccanti e di Sofia Bela e una Zellini a mezzo servizio, finalmente abbiamo giocato un'ottima partita. Ora diamo la linea alla regia per alcuni istanti e poi torniamo qui in diretta dal Monumento degli Unità della Lingua. È arrivata l'app di Alghero Channel, la web social TV. Puoi vedere l'Alghero TG Express in diretta, gli approfondimenti e tutte le passate edizioni del TG. Accedi a tutte le puntate del fortunato format Audacia a cuore aperto. Un'applicazione interattiva che ti consente di inviare video, foto e messaggi. Scaricala da Google Play o accedi direttamente dal web www.appalgherochannel.it. Alghero Channel, web social TV. E l'amatore di Alghero vince sul proprio campo per 26-10 contro il Tutto Cialde Lecco. La gara della quarta giornata del girone 1 del campionato nazionale di Serie B di rugby, disputato sabato pomeriggio a Maria Pia, è terminata con una vittoria per gli algheresi guidati da Anversa, che hanno anche guadagnato il bonus e messo in cassaforte altri 5 punti. Sentiamo cosa ci hanno detto i giocatori Zura Tenorazze e Cristian Manucci. Allora, oggi abbiamo iniziato bene, subito iniziato bene con la difesa. Abbiamo fatto 80%, secondo me, cosa abbiamo detto i nostri coach. Il touch, abbiamo lavorato tantissimo e non è andato male. Quindi, seconda partita ce l'abbiamo 5 novembre e prendiamo ancora 5 punti a casa, come oggi. Alghero c'è un gruppo fantastico,
un gruppo prima di amici, poi di giocatori. È bello il clima che c'è, che troviamo dentro il campo, fuori, negli spogliatoi, a bere una birra. Mi piace perché è un gruppo unico e unito. A differenza degli altri, delle altre squadre dove ho giocato, qua è una cosa molto, molto sentita, molto, come posso dire, un bello spirito. Cioè uno spirito fantastico. È anche il clima è importante. Il clima, non so se qua in Sardegna avete l'inverno, non ho ancora capito, fa sempre caldo. E chiudiamo ricordando che José, il Jack Russell scomparso in zona Arenosu oltre una settimana fa, non è ancora stato ritrovato. C'è una ricompensa di 1.000 euro per chi aiutasse i proprietari a ritrovare il cagnolino. I proprietari sono contattabili per telefono e via WhatsApp al 347 6435 682. Ora vi lascio con il meteo per la giornata di domani. Poi alle 14 andrà in onda l'intervista al presidente dell'Omnium Culturale della Ghe, Stefano Campus. Per qualsiasi richiesta di informazione, segnalazione o domande potete contattarci sulla pagina Facebook di Alghero Channel. A domani!